Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono veramente troppo contento del contenuto che sto per portarvi. Sarà un video backstage di uno shooting avvenuto qualche giorno fa insieme ad Alexandra. Chiaramente vi lascio qui sotto in descrizione il link al suo profilo Instagram, dentro una sala giochi e al bowling. Ragazzi, era veramente tantissimo tempo che volevo fare uno shooting di questo tipo, ma a Roma io non avevo trovato una location che mi permettesse di farlo. E da qui il primo ringraziamento proprio ad Alexandra, che si è occupata di tutto, ha fatto tutto da sola, ha mandato la mail, ha sentito i direttori e ha permesso appunto questo shooting. Il secondo doverosissimo ringraziamento va proprio ai ragazzi di Joy Village, che ci hanno permesso appunto di fare questo shooting all'interno dei loro locali. E ragazzi miei, vedrete, sono venute delle foto veramente bomba! Vi dico subito, come attrezzatura avevo portato 2 ml 60 bicolor e 2 flash, poiché non ero mai stato in quella location lì. Stiamo parlando della sala giochi e del bowling all'interno del centro commerciale Massimo a Roma, e non sapevo quindi che tipo di luce ci fosse. Per andare sul sicuro ho portato sia luce continua sia luce flash. Alla fine ho utilizzato solo 1 ml 60 con il suo softbox da 85. Se vi interessano questi prodotti, andate a recuperare i video, perché tanto sono presenti qui su questo canale. L'ML60 era sempre a piena potenza, ma ne ho potuto utilizzare uno solo. Avrei preferito sì una backlight o una rim light in generale, ma non c'era lo spazio per farlo. Calcolate che siamo andati alle 8 di sera, avevamo un'ora per scattare ed era pieno zeppo di bambini, come vedrete nel video. Non avevo proprio lo spazio fisico per poter mettere un secondo softbox. Calcolate che avevo lo stativo con il softbox e l'ML60 come luce principale, e poi da un'altra parte avevo il treppiedi della Insta360 per le riprese, quindi non avevo veramente spazio per una seconda luce. Come obiettivi ho utilizzato i miei 85 e 35 1.4 della Sigma Art, chiaramente a tutta apertura come al mio solito, e gli ISO vanno dai 250 ai 640, quindi ISO abbastanza bassi. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questo set. Se avete delle domande fatemene sempre qui sotto nei commenti, mettete un bel like, un bel pollice in su al video, e ragazzi mettetevi comodi, inizia il video backstage.